approvati tutti i punti all'ordine del giorno riguardo il Consiglio Comunale che si è tenuto ieri 23 febbraio presso l'Aula Consiliare Agropolese. 15 punti all'ordine del giorno, tra cui anche diverse interrogazioni dei consiglieri di opposizione. I toni si sono scaldati a partire dall'interrogazione della consigliera Botticchio, che ha richiesto chiarimenti all'assessore Lampasona sulla situazione attuale e sul futuro dell'ospedale civile di Agropoli. Agropoli ha perso un ospedale, Agropoli non ha un pronto soccorso, qualche giorno fa abbiamo perso due cari cittadini di infarto. La mia domanda è questa, è una domanda molto molto seria. Nel 2018 è passato il piano ospedaliero, dove Agropoli si è limitato a fare una delibera dove sosteneva l'ospedale di Vallo. L'ospedale di Agropoli è stato potenziato, ci sono tantissime attrezzature, è diventato un punto di riferimento per il Covid insieme all'ospedale di Scafati. Attualmente sono 30 i posti letto Covid, ma saranno ampliati ed in futuro potrà ospitare qualsiasi cosa. Sono stati fatti passi importanti perché per quanto possa durare il Covid, questo non si sa, si prevedono tempi lunghissimi. L'ospedale di Agropoli, anche se in questo momento è Covid, è stato potenziato. Potenziato significa che oltre ad avere i 30 posti Covid e a breve se ne amplierà ulteriormente, in questi mesi si sono comunque attivate e comprate tante macchine, anche per la sala operatoria, come lei sa, ne abbiamo una laparoscopia che funzionerà, visto che i casi sono in aumento e visto che il Covid è cambiato, perché parlo in questa frangente da medico, ne ho visti tanti di casi dall'inizio dell'anno, negli ultimi 10 giorni quello che si dice è vero, ci sono delle nuove varianti, i nuovi pazienti che arrivano sono tutti gravissimi, molto più gravi di quelli di prima, molto più giovani di quelli di prima, che non rispondono alle terapie, che nonostante questo sono off lab, significa che attualmente a livello mondiale non c'è una terapia efficace, quindi ci sono varie terapie che sono cosiddette l'off lab, si fanno degli studi, si prova e si vede come vanno. I nuovi pazienti che ci stanno arrivano già in condizioni gravissime, con quadri radiologici completamente diversi da quelli passati, per cui l'ospedale di Agropoli, che in questo momento è il punto di riferimento della Salerno, oltre che Scafati, che sono gli unici due ospedali, quindi a nord e a sud di Salerno, l'ospedale in questo momento viene potenziato. Logicamente la direzione generale, come tutte le direzioni generali d'Italia, stanno occupandosi in prevalenza dell'emergenza Covid, come in tutto il mondo. L'assessore è intervenuta anche sulla delibera che il comune di Agropoli approvò nel 2018 per mantenere il reparto UTIC di Vallo della Lucania. La delibera difendeva una cosa sola, la cardiologia o di Vallo della Lucania o di Eboli. C'era una scelta in quella delibera. All'epoca il sindaco di Aloia ci chiese, non solo a noi come comune di Agropoli, ma ai comuni del comprensorio, di difendere la cardiologia di Vallo, altrimenti toglievano la cardiologia a Vallo con l'emodinamica e la lasciavano ad Eboli. Questo c'era stato chiesto. Non è che c'era la cardiologia ad Agropoli e noi abbiamo scelto Vallo al posto di Agropoli. Noi abbiamo scelto di far vivere l'emodinamica a Vallo, perché la voleva si dare solo ad Eboli, che attualmente ce l'ha ancora. Questa era la scelta, punto. Non è che noi abbiamo sacrificato una cardiologia ad Agropoli al posto di quella di Vallo della Lucania, assolutamente. Era una scelta tra Vallo ed Eboli. Noi, insieme a tutti gli altri comuni del comprensorio, essendo Agropoli più vicina a Vallo della Lucania, come chilometraggio abbiamo scelto di far vivere Vallo.